capacità di fare armonia. Ci vuole questo oggi. Per questi motivi ci impegniamo personalmente e insieme a mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo valore, la sua dignità, per far emergere la sua propria specificità, la sua bellezza, la sua unicità e al tempo stesso la sua capacità di essere in relazione con gli altri e con la realtà che la circonda, respingendo quegli stili di vita che favoriscono la diffusione della cultura dello scarto. Secondo, ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, a cui trasmettiamo valori e conoscenze per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, una vita degna per ogni persona. Terzo, a favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione. Quarto, a vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore. Quinto, a educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati. Sesto, a impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, intendere la crescita e il progresso, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella prospettiva di una ecologia integrale. Settimo, a custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento delle sue risorse, adottando stili di vita più sobri e puntando al completo utilizzo di energie rinnovabili e rispettose dell'ambiente umano e naturale secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà e dell'economia circolare. È tempo di guardare avanti con coraggio e con speranza. Pertanto, ci sostenga la convinzione che nell'educazione abita il seme della speranza, una speranza di pace, di giustizia, una speranza di bellezza, di bontà, una speranza di armonia sociale. Ricordiamo, fratelli e sorelle, che le grandi trasformazioni non si costruiscono a tavolino, no. C'è un'architettura della pace in cui intervengono le varie istituzioni e persone di una società, ciascuna secondo la propria competenza, ma senza escludere nessuno. Così dobbiamo andare avanti noi, tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando avanti, insieme, verso questa costruzione di una civiltà dell'armonia, dell'unità, dove non ci sia posto per questa cattiva pandemia della cultura dello scarto.